delle lodi che pregheremo nella prima parte dell'Avvento recita così: si desti il cuore dal sonno, non più turbato dal male, un astro nuovo rifugge fra le tenebre del mondo. Un astro, una stella, una luce nuova s'affaccia sul mondo. Col suo splendore incontenibile è Gesù, con la freschezza come dell'aria mattutina di dicembre. A queste parole fa eco il Salmo 66, che dice: Dio ci benedica e abbia pietà di noi, ci benedica con la luce del suo volto. Ogni volto umano è un'offerta di luce per chi lo guarda, tanto più il volto di Dio Padre, a cui guardiamo per riscoprirci figli e da cui desideriamo essere illuminati per i passi da compiere giorno dopo giorno, costruendo la nostra storia. Il volto di Dio è luce, è benedizione, e quando c'è la luce prendono forma le cose. Quando c'è la luce vediamo i colori e la realtà si accende di calore. Quando c'è Gesù prendono forma le cose e tutto acquista calore e colore. Noi abbiamo bisogno di questa luce benedicente del volto di Gesù per capire i passi da compiere e per ricordare a noi stessi che possiamo essere una lampada che arde e che splende. Accendere una luce. E questa è la parola, il gesto che vogliamo riscoprire oggi. Perché dove c'è una luce accesa, questo significa che c'è vita che pulsa, che ci sono affetti che respirano. Come diceva Pascoli in Gelsomino notturno, guardando una finestra della casa di fronte: s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari, splende un lume là nella sala. Accendere una luce nel tempo d'avvento e trovare il tempo di fermarsi e guardarla, contemplarla, perché una piccola luce va contemplata. Si racconta nella vita di Thomas Edison, uno degli inventori più prolifici della storia, circa 1200 invenzioni, che una notte si accorse che il suo magazzino in cui stava lavorando cominciò ad essere avvolto e poi divorato da un incendio. E la moglie e gli inservienti, poco distanti, vedono il fumo e le fiamme e corrono in soccorso, pensando che Edison fosse in pericolo. Invece lo trovano appoggiato ad un albero che, incantato, in estasi, guardava l'incendio. E la moglie gli chiede: ma Thomas, che cosa fai? E lui candidamente risponde: non ho mai visto un incendio così bello. Una luce che noi accendiamo va contemplata, perché è come fosse una fototerapia, cioè una terapia della luce che è calmante, rassicurante. E fermarsi a guardare una luce ci ricorda proprio questo, che lampada per i miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio cammino. E ci ricorda anche che noi possiamo essere per gli altri, per le persone che abbiamo intorno, per i nostri figli, per i nostri amici, possiamo essere lampada che arde e che splende. Una studiosa svizzera diceva che le persone sono come le vetrate, splendono e brillano quando sono raggiunte dal sole, ma è quando cala l'oscurità che mostrano tutta la loro bellezza, se hanno una luce
dentro. In questo avvento, in un posto visibile della casa, accendiamo una luce. Accendiamo una candela, magari profumata, davanti alla quale fermarci, contemplare, ricordare che dalla luce siamo avvolti e luce possiamo essere, anche perché, come diceva lo psicanalista Jung, a quanto pare l'unico scopo dell'esistenza è quello di accendere una luce nel mero essere. Accendiamo la luce, perché